Ragazzi, oggi parliamo di asado, un asado particolare che ha l'accento bresciano. Seguiteci. Amici di Brescia, mi ancora, oggi siamo a Orzinuovi, provincia di Brescia e ah già, ma non te rompi tutte le orte a venire a piedi? È pochetto. E monta, dai. Ma non c'ho il casco. Eh? Non c'ho il casco. E non far pignolo, sono pochi metri, dai. Vai, monta che si spegne il vespino, monta! Dai, che c'è il minimo nuregge, vai! Vai! Macelleria Gastronomia Bonetti. Mi ha chiamato Ettore, il proprietario, mi ha detto: facciamo un asado e una carne salata spettacolare, una delle migliori d'Italia. Andiamo a vedere, va, sono molto curioso. Buongiorno. Ciao. Tu dovresti essere Ettore? Sono io. Perfetto, il boss. Il boss. Vieni qua, va. Bene, allora, caro mio, la macelleria è molto carina. Quell'autoritratto chi sei? Sei te? No? Quello sono io. Ammazza che autorevolezza. Quando ci siamo sentiti mi hai detto: io faccio un asado e una carne salata che meritano la tua visita. Spero che sia. Sono molto curioso. Allora, lì chi ci abbiamo? Questo è Mario. Mario, tuo figlio? Sì. Il figlio del boss. Lì già due donne ho visto. E sì, la cosa già mi intriga. Ciao ragazzi. Ciao. Lei è? Elisa. Elisa, ciao. Marisa. Elisa e Marisa, perfetto, abbiamo fatto pure rima. E fa un po' vedere la carne, ne partiamo un po'. Che vediamo. C'hai? Pollo, lette, c'è un po' C'è di tutto. Partiamo dalla parte c'è il manzo e il vitello. Sì. Un magatello fantastico di piemontese. Ammetto quel magatello, tiralo un po' fuori. Quello è una cosa. Quante sono quelli? Sono 8,5 kg, mai visto in vita mia una cosa del genere. Ma quello è il magatello del Moby Dick? Sì, un elefante. Mamma mia. E poi c'è di tutto. Chi vuole il bisteccone c'è pure la bisteccone, no? C'è. Mario, sì. Ce lo tiri un attimo fuori? La costata, guarda, noi la chiamiamo costata da queste parti. Questa costata, sì. Sì, guarda che marezzatura. Vabbè, direi che un carnivoro qui trova ampi motivi di soddisfazione di scelta. Assolutamente. E tu stai qua dal 1905? Non proprio io. Cioè, la famiglia Bonetti. La famiglia, sì. Qualcosa avrete imparato, sono, no? Dico. Sono solo 117 anni che facciamo questo lavoro. Vabbè, ti porti bene, dai. Ti ringrazio. Sto asado particolare, sta carne salata, dove la fai? Nel laboratorio? Andiamo giù? Andiamo. Okay, andiamo nelle segrete della macelleria Bonetti. Ah, vedi già, ora un po'. Questo lo voglio. Oh, questo sta per vedere bene l'ufficio, che dici? Carino, eh? Ora entriamo e ci trasferiamo sotto? Bene, sta macelleria già messa simpatica, è piena di donne. Tu chi sei? Apostola. Apostola, la cuoca? La cuoca. Bene. Numero uno. È raro che noi si vada nei laboratori delle macellerie, però questa merita davvero questo laboratorio. Ah, vedi che robetta! Ettore, tu non ti fai parlare dietro, eh? Io di istinto sarei andato da ste bambine qua. Però il motivo del nostro arrivo qui in provincia di Brescia, Orzinuovi, sono tendenzialmente due motivi. Sono due. Questa carne salata e il tuo asado. È l'asado. Il tira de asado, come lo chiamano in Argentina. In Sud America. Questa è la carne salata tua. Esatto. Famosa, di cui tu te ne vanti. Che ci avrebbe di particolare? Di particolare ha che noi abbiamo un sistema per la salatura diverso da quello che fanno in Trentino. Tutto questo bel pezzo di carne viene messo sotto vuoto e gli aromi vengono assolutamente a contatto con la carne senza nessun tipo di spreco. Perché non utilizzare la tecnologia moderna che è il sottovuoto e provare a fare una stagionatura diversa dagli altri? Aspetta, fammi annusare. Ma è intrigante. Ovviamente la ricetta è segreta. Questo sicuramente. Oh ragazzi, vi faccio vedere una cosa, la ricetta è segreta, guarda, vieni a vedere. Poi entri nel laboratorio, che te trovi? Ti è carne salata, ovviamente. Il problema è che se tolgo sta mano, Ettore a mano me la taglia, quindi. Ah, Ettore, sta attenta, la ricetta segreta qua, la cinale, sono tutti, no? Perché il coltello dalla parte del manico ce l'ho io, quindi sono... Dai, va, taglia! Sono pericoloso. Vediamo. Vedi, fa vedere. Oh, vedi. Guarda che meraviglia. Senti il profumo? Si sente? Mentre Ettore tagliava la carne salata, questa che parte è la fesa, giusto? Sì, questa è la punta d'ago. Mentre ce la tagliava a metà sta fesa, che è una meraviglia, la settima meraviglia del mondo, e Mario ce l'affettava. Eccole qua, vedete, arrivano così. Farei tre assaggi. Semplice così? Vai. Olio. Vado. Una cosa che mi piace da morire, mi piace mettere il granello del pepe così e poi arrotolare.
Oh, con l'olietto e il granello di pepe. Pam! Dagli di pecorino. Filo d'olio. Filetto d'olio. Vai, Uli. La glassa d'aceto balsamico. Tu questa grande salata dove riesci a venderla? Ah, va dappertutto. Tutta Italia? Sottovuoto viaggia in due giorni in tutta Italia senza dalla problemi. Sicilia alle Alpi? Dove vuole? Isole comprese? Assolutamente sì. A Roma la trovo? Anche, basta chiedere. Beh, arriviamo anche lì, sì. Abbiamo un cliente in Costiera Amalfitana, quindi problemi zero. Mortacci quante boia. Col pecorino, il balsamico. Morte sua. Ricapitolando. Okay. Questa carne salata è una ricetta esclusiva vostra. Esatto. Alla fine la fate, la mettete sotto vuoto. Se io la voglio comprare, che devo fare? Basta chiamare. Vado sui vostri social. Basta chiedere. Vado sui vostri social che compaiono adesso. Macelleria Bonetti, Orzinovi. Io che la ordino, come mi arriva a casa? Ti arriva sotto vuoto così? Sotto vuoto così, con un po' di ghiaccio intorno, un paio di giorni è a casa. Quindi ristoranti, hotel, macellerie, privati, chiunque la vuole viene. Assolutamente. La ordina. La domanda che mi faranno tutti è: costo al chilo? Ma noi la vendiamo a 3 euro letto perché è un prezzo assolutamente congruo con quello che è il prodotto. 3 euro letto, considerando che da sola nel piatto non ci arriva, mi sembra che ci può stare, no? Io passerei alla destra del banco. Perfetto. Dove c'è un altro elemento fondamentale e importante del nostro motivo qui, il certo. Tuo asado. Sull'asado bisogna fare un discorso un po' più generale, un po' più ampio. Innanzitutto partiamo da un concetto. Asado, questo lo dico, non è un taglio, ma è usato, è un metodo di cottura, esatto. Tipico del Sud America, tipico degli argentini, degli uruguayani. Okay. E voi che vi siete inventati? Beh, ci siamo rivisitati una ricetta con tre tipi di carne, tutte e tre diverse, una dalle altre. Questa che è? Questo per esempio è fatto con la carne di vitello, che è l'animale giovane. Che ha si vede, no? Che è rosa, vedete? Certo. Vitello. Poi questo invece è fatto sempre con la parte delle coste, però questo è il piemontese. Ok. Femmina piemontese. Quest'altro invece? Queste invece sono delle nostre manzette che abbiamo dalle nostre parti, si chiamano manzette bianche e nere. Quindi che, roba autoctona, sì, di zona. Della nostra zona. Tu proponi le coste con la marinatura. Certo. Come la fai questa marinatura? La mariniamo e la lasciamo anche 15 giorni così. Poi il discorso del sottovuoto è nel caso qualcuno la volesse acquistare, noi possiamo spedire direttamente nelle buste sottovuoto, quindi possono andare. Dai, mariniamo. La parte possono andare dappertutto. Da tutte le marinature le fate voi qui? Assolutamente sì. Marinature fatte a mano? Sì. Artigianali? E qui invece, ecco, qui c'è la salamoia, aspetta. Certo. Fa vedere l'intingolo. Ok. Olio extravergine? Usi extravergine? Assolutamente okay. Sì. Quello olio, assolutamente. Poi altri intingoli che... E mettiamo l'aceto balsamico insieme. Ah sì? Assolutamente. Va coperto bene con l'olio, perché questo deve proprio marinare, deve rimanere coperto. Questo, ragazzi, eccolo qua, guardate che meraviglia. Tira de asado, costole della vacca. Che prezzi fai? Sì. Dai 15 ai 18. Dai 15 ai 18, vabbè, quindi il range, la forbice sì, è bassa, insomma, non c'è tanta differenza. Ah, Ettore, qui tra taglia, marina, assaggia, spiega, io mi sono perso. Questo cos'è? Allora, questo è asado di vitello. Bene. Asado di piemontese. Quest'altro? Questo invece è asado delle nostre manzette, delle nostre taglie. Bene, direi che ora che ce l'andiamo a grigliare e a mangiare. Dove sta tuo figlio? Mario, beso. Vieni, dai. Allora, vieni. E Ettore, tu non ti azzardi a toccare, seduto, zampe sotto il tavolo, che oggi te godi la serata, ok? Ok. Andiamo. Il top è spararsi l'asado sulla brace ardente. Ora la macelleria la brace non ce l'ha, però il caso ha voluto che proprio di fronte ci fosse questo ristorante, Il Cordiale, che ha anche un bel braciere. Nel frattempo i nostri amici, follower, lettori, chiamiamoli come volete, sono arrivati. Ciao a tutti! Ora smettete di applaudire e iniziate a bere, che è la cosa migliore. Andiamo, ragazzi, che il fuoco è alto. Oh, tra l'altro io volevo fare un saluto ufficiale
Eccolo qua, Giuseppe, lo riconoscete? Vieni qua, Giuseppe, sta solo alla quinta birra. Ciao ragazzi! Lui è il nostro Insta Reporter, è colui che vi racconta il Nord Italia carnivoro su Instagram. Guardate la faccia, è sicuramente più bello di me. Siccome Mario ci mette un po' a preparare la brace, noi iniziamo con la carne salata. Quando senti sto sfrigolio, te che pensi? Io mi emoziono. Mamma mia, pure io. È un'emozione tutte le volte. E ti giuro, non ho visto le carne sfrigolare, ma tutte volte mi emoziono. Guarda, guarda la brace come si ravviva, guarda, esce, basta una gocciolina di grasso e tac! Sì, poi qua il grasso c'è, quindi... Il grasso c'è, ecco il motivo per cui l'assato, signori, va cucinato su queste griglie, ok? Perché la cottura è lunga, prolungata, la carne è bella grassetta. Comunque quello a cui sto assistendo, signori, è uno spettacolo emozionante. Sono emozionato. Ragazzi, qui la situazione va molto bene, eh? Questo è l'asado della Frisona Nostrana. Ok, sì. Che mi dicevi è un po' più tenace. È un po' più tenace ma molto più saporito. Vabbè. Ci vogliono un po' di denti. Però tanto li abbiamo tutti. Siamo giovani. Oh, lo vedi, lui mi dà soddisfazione. Ok. Non so voi, ma io me ne mangerei a quinta lata di questi. Avevi ragione, bello tenace, tosto. Però la marinatura io pensavo fosse più aggressiva, invece è una carezza e ci sta proprio bene. Molto sfizioso, sono curioso di assaggiare la vitella. Giacomo, che stai riprendendo? Stai in rec? Guarda un po' chi c'è accanto. Gli avevamo detto di star seduto, andiamo a fare. Ciao, più forte di lui, tutto a posto? Come va la discendenza? Si comporta bene? Tutto a posto? Sta piano bene. Guarda, qua è talmente tenero che si rompe solo a prenderlo in mano. Comunque ragazzi, la magia della cottura alla brace è imbattibile. Sì, è imbattibile. Grande. Signori, allora arriva l'asado di vitello, ok? Sempre firmato dalla macelleria Bonetti. E adesso mi rivolgo agli uomini, potete smettere di far finta di essere persone civilizzate ed educate, potete iniziare a mangiarlo con le mani. Che soddisfazione immensa quando l'uomo abbandona la forchetta e azzanna. Azzanna memucio. Cuoce. Oh. Coce. Beh, sfizioso, non è che c'è niente da fare. Però questo non lo puoi mangiare con la forchetta. Cioè, è un crimine contro l'umanità, non so che ne pensi. Voi lo mangereste con la forchetta? Impossibile, dai. Mario, adesso ci prepariamo? Adesso facciamo quello del piemontese. Piemontese. Beh, più scuro è più scuro, ma non deriva dalla marinatura, giusto? È proprio la carne in sé che è la carne, scura. Esattamente. Beh, questo c'ha l'odore più intenso, eh? Decisamente. Sì. C'ha l'odore più intenso. Vai ragazzi, questo è il piemontese, eh? Oh, brave pure loro con le mani, vedi? Le donne con le mani, l'uomo con la forchetta. Qui si è rivoltato il mondo comunque. Mortacci quanto è buono. Questo dà molta soddisfazione. Bravi. Massimo, tu da dove vieni? Da? Io vengo da Crema. Da Crema, sì. Uno dei tanti fortunati che è riuscito a ottenere l'invito. Oh ragazzi, io vi chiedo scusa, ma veramente ogni volta che facciamo una serata come questa ci arrivano decine e decine di mail, noi si sceglie i primi che mandano. E che delle tre, quale ti è piaciuto di più delle tre varianti? Allora, delle tre sicuramente la migliore, senza dubbio, la piemontese. La terza carne che abbiamo assaggiato, era la più tenera tra tutte. Bene. Buon Davide, da Bergamo. Giusto, altro Seriate. Ok, Seriate, l'avvicino. Tu sei argentino? Sì.
Quindi sì, sì, perfetto, ti abbiamo chiamato, ti abbiamo convocato apposta. Quale ti è piaciuta di più delle tre? Allora, come morbidezza, Vitellino, la seconda, però non era molto definito il sapore, quindi rimango anche io con la piemontese. Cottura giusta, sapore definito, morbida. Mentre Mario serve l'ultimo asado ai nostri amici che sono venuti qui a trovarci, io andrei con le considerazioni finali. Delle tre opzioni, la piemontese è quella che mi è piaciuta di più, oggettivamente è tenera. Mortacci quanto è buono, bisogna dirlo con tutto il cuore. E a questo punto a me non resta che salutarvi, lanciarvi un grandissimo abbraccio e salutarvi come al solito faccio io, un abbraccio e che la brace sia con voi. Ciao! Fabio, pure te non te fai parlare dietro, hai lasciato solo l'osso. Sì, perché è troppo buono. Quale ti è piaciuto di più? Tutti e tre. Tutti e tre? Mai assaggiato il cane come così, morbido, che ho assaggiato. Ha detto cane? Sì. No, non è cane. Ha detto cane, io ho sentito mangio, cane. Non mangio mai cane, guarda. Carne. Ah, carne, non si era sentito. E dici sì. Cane pure te? No, non mangio mai. No, ok, quindi cancellavo, mai mangiato carne così buona? No. Carne? Carne, sì. Oh, bravo, sì. Bravo.